Buongiorno, ciao! Finalmente prendo un attimo della pausa per raccontarvi due nuovi prodotti usciti nella linea Empure 23, che è la nostra linea. Finalmente, finalmente una crema, ma non una crema qualsiasi, non una crema base, una crema ricca, ricca, ricchissima di ingredienti funzionali e principi attivi e come consueto preimpostato dall'inizio sulla parte multiuso, la gamma multiuso di Empure 23 saranno ovviamente tutti prodotti multiuso. E ci abbiamo pensato, abbiamo studiato, abbiamo fatto statistica, perché si sa nel mercato della cosmetica oggi cos'è che non c'è. Poco. E quel poco lì che non c'è, io lo vado sempre a cercare, a scovare, a fare statistica, a capire se ci può servire, cosa più che altro nello specifico c'è bisogno ancora di inserire e creare in questo settore della cosmetica, un settore meraviglioso. Più lo sto scoprendo adesso, grazie anche al laboratorio, che sono santissimi, grazie anche agli studi, a tutto quello che c'è dietro nel creare un nuovo prodotto, si impara veramente tantissimo in più. Allora, lei, come vedete, è grande perché essendo multiuso, l'abbiamo messa in una confezione airless con la pompetta da 150 ml e abbiamo fatto una sola esclusiva formula, ma in due fragranze. Abbiamo Nuvola Dolce, che praticamente è l'aroma dello zucchero a velo appena cosparso su una torta fresca uscita dal forno, tipo la torta base, no? La margherita. È un odore proprio dolce, ma di buono, di torta. Invece lei, agrumi di Sicilia, sì, è un agrumato, ma non è un agrumato intenso, pesante, stucchevole, è un agrumato sfumato, fresco, leggero, blando, delicato. Lei dura un po' di più, lui sfuma un po' prima. Stiamo pensando se forse faremo anche una bella terza tipologia di aroma. Vedremo, vedremo, vedremo. Ma due o tre credo che basta e avanza, anche perché io sono terrorizzata oramai dal fattore aromi. Non è facile, perché lo scegli col tuo naso, ma devi pensare al naso di migliaia di persone che poi nel tempo la compreranno. E devi piacere a una grande, grossa fascia, perché la parte olfattiva comunque ha un'importanza particolare, non si può ignorare come questione, non si può scegliere così a caso. Torniamo però alla formula, perché è quello che rende questo prodotto un prodotto unico, perché ci abbiamo messo un mix di cose, ci abbiamo messo delle sostanze funzionali, degli oli, dei burri, però è uno yogurt, si spalma benissimo, poi ve lo faccio vedere, magari alla fine allego e aggiungo la parte con la spalmabilità. Non unge assolutamente, non è unta, si assorbe subito, però lascia la pelle idratata, elastica, compattata e poi la protegge da tantissimi punti di vista, grazie a ovviamente gli ingredienti che abbiamo messo. E cosa ci abbiamo messo? C'è un mix. Sulla confezione davanti trovate scritto, non vi ho detto come si chiama. Nome a parte, si chiama Skin Love Lotion, che sarebbe lozione d'amore per la pelle o sulla pelle. Ci è piaciuto talmente tanto come effetto e risultato che è proprio una sensazione d'amore, amorevole, piacevole, proprio addolcente, delicata e avvolgente. Come l'amore stesso, e poi io sono una romanticona, non ne parliamo, quindi ci tenevo a dargli un nome suo unico. Qui la Multi-Use Skin Love Lotion è un 6 più in 1, perché ha molti utilizzi, molteplici funzioni, e poi ve li dico. Ma sulla confezione, dicevamo, c'è scritto crema idratante protettiva rigenerante attiva viso e corpo, come dicevamo, con ceramidi e bava di lumaca. Poi qui ci sono delle autocertificazioni dietro, il peso, il PAO, le funzionalità, cosa contiene, la descrizione, i link, tutto trovate dietro, spiegato e scritto. Queste sì, sono le nuove etichette, finalmente, finally, abbiamo etichette nuove, oh mamma, cioè non vedevo l'ora, dopo 7 mesi e mezzo ce l'abbiamo fatta.
E queste saranno le prossime, le etichette saranno così ispirate a questa di base anche per gli altri che arriveranno, prima per il latte, poi anche per il balm e poi per il siero, infine anche. Quindi torniamo ai ingredienti, vediamo di non fare questo video lunghissimo, ce la posso fare. Allora, piccolissimo, pidocchiosissimo, girasole, avocado, olio di avocado, bava di lumaca, burro di mango, olio vegetale di argan, estratto di licopene, succo, succo di radice di carota, estratto di camomilla, succo di radice di zenzero. Ok, poi ci sono le varie tipologie di ceramidi, poi c'è anche niacinamide, urea, eccetera, pantenolo, proteina B5. All'incirca questi sono gli ingredienti più funzionali. E qui mi sono fatta una lista e ve le dico perché così non sbaglio l'ordine. Gli effetti sono elasticizzanti, nutriente protettivo, rigenerante antiossidante, antiossidante, ma più che altro anche anti-inquinamento, anti-pollution, grazie anche al licopene. Poi abbiamo riparatore cicatrizzante, grazie alla radice di carota, olio di argan, olio di avocado, il burro di mango, ovviamente sono elasticizzanti, ma anche antiossidanti, anche essi. L'estratto di camomilla è un lenitivo, come anche il pantenolo. Poi abbiamo lo zenzero che è un antinfiammatorio ed è anche questo uno stimolante. Poi abbiamo niacinamide come nel siero, ci è piaciuto talmente tanto. Niacinamide è pazzesca, perché dipende poi anche dalla percentuale che si mette in una formula, ha diverse funzionalità, sia da idratante ma sia anche da levigante, leggermente proprio esfoliante a livello proprio esterno dell'epidermide superficiale. Poi abbiamo le famose ceramidi. Insieme alla bava di lumaca sono il punto di forza di questa linea perché danno proprio un boost concentrato di da un lato rigenerazione cellulare, velocizzazione, se si può dire, di questo processo che naturalmente avviene, però la bava di lumaca soprattutto velocizza queste tempistiche, quindi la pelle si rinnova più veloce, è più luminosa, è più bella, è più fresca, più nuova, prima del dovuto, e ovviamente grazie al resto della formulazione la va e la sopporta per migliorare ovviamente il suo aspetto, ma più che altro il suo stato attuale e nel frattempo in seguito a proteggerla. Le ceramidi sono praticamente le mattonelle della nostra pelle, sono delle molecole lipidiche, ma non sono quel grasso unto. Nella nostra pelle, sapete, c'è acqua e oli, c'è bisogno, insieme ai ceramidi ci sono anche gli acidi grassi, c'è anche il colesterolo nella pelle. Ci sono tante pelli che per mancanza di ceramidi, come le dermatiti, le psoriasi, proprio soffrono e sono ancora peggiorano, cioè sono peggiorate perché gli manca questa parte, ma le persone non studiano tutti estetica o dermatologia, quindi non lo sanno. E le ceramidi veramente io volevo da tanto tempo una formulazione dove aggiungerli e qui ci stavano, ci stanno da Dio. Ovviamente siamo all'inizio come lancio, però vabbè, noi in squadra, come sempre facciamo i test, siamo una trentina, ma poi man mano ovviamente che parte sul mercato, vedi subito, perché la gente te lo racconta subito e chi viene a comprarli prima, i nostri clienti, è normale, che sono fedeli da anni, ci conoscono bene e si fidano, sanno il nostro tipo di servizio. Quindi abbiamo già recensioni positivissime, soprattutto per il fatto appunto anche della formulazione e tutto, ma anche spalmabilità, perché è veloce, si assorbe subito e ripeto, non unge, non vi spaventate dagli oli o dai ceramidi, è veramente un velocissimo assorbimento. Poi ovviamente idratazione, protezione, antiossidanti, effetto antiradicali liberi, davvero c'è di tutto. Tipologie di pelle a cui possono essere utilizzate, sono indicate, sono un po' tutte, a parte quelle grassissimissimissime, molto impure, molto grasse, molto seborree, a cui consiglierei l'utilizzo esclusivamente magari in stagione molto fredda o la sera, ma per il resto davvero per tutti, come crema giorno, sera, quando si vuole, viso, corpo, mani, piedi, collo e décolleté, dopo la rasatura, dopo il sole, veramente sempre. Questa sarà un passepartout multiuso davvero da tenere lì in casa per tutta la famiglia, se si va fuori casa, se vuole un prodotto due in uno, anche per il discorso minimal, per avere meno spreco di plastica, per avere un prodotto multifunzione
che è buono, ottimo di qualità, ma anche ovviamente che si giostra per più aspetti, per più funzioni. Cioè, io credo che questo deve essere il futuro della cosmesi. Per il resto, davvero, la possono utilizzare tutti, in famiglia, comodissima da tenere in casa per averla, appunto, un po' per tutti. Ho detto tutto, credo di aver detto un tutto generalistico. Aspetto le vostre recensioni, chi l'ha provata, non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate. Ne faremo altre creme? E in futuro, forse qualcuna, sì, ci sta, però davvero a farla da zero una crema non è facile, ve lo assicuro. Però poi, ovviamente, grazie anche ai ragazzi cosmetologi, ai laboratori di un certo livello si riesce a fare chicche come questa. Quindi, se avete poi dubbi, volete sapere più informazioni, dubbi sull'utilizzo, sui tipi di pelle, scriveteci sempre, noi appena leggiamo rispondiamo a tutti. Ma loro ve li consiglio veramente con tutto il cuore. Prezzo sono 150 ml e costa il prezzo intero al pubblico 43,70 euro. È un prezzo più alto perché ovviamente per la formula, per tutto quell'elenco che vi ho descritto e soprattutto per la bava di lumaca anche che costa di più e anche il packaging airless costa di più rispetto agli altri. Quindi, ahi noi, i prezzi sono un po' più alti, però fate un rapporto quantità, qualità formulativa e prezzo. Le creme di solito per il viso, perché questa c'ha garanzie dal laboratorio e a tutti gli effetti una crema viso, l'abbiamo voluta noi adattare con un pH 6 anche per il corpo, perché ci tenevo io al multiuso, ma in primis è una crema viso. Quindi le creme normali sono 50 ml, facciamo una media, 43, me la sono scritta, 0,7 diviso 3 vengono su 14,50 euro. Ora voglio che voi mi trovate un'altra formula così a meno di 15 euro. 50 ml? È impossibile. Quindi, se la utilizzate solo viso, durerà su 5-6 mesi, anche corpo sarà da 2-3-4 mesi, dipende dalla frequenza con quale l'applicate anche sul corpo. Quindi, anche qui, come dire, nella quantità di utilizzo si risparmia comunque se fate la media, ma poi è un prodotto straordinario. Tornando sempre al fatto del mercato e marketing attuale, basterebbe che un chissà quale brand mettessero l'etichetta su una formula del genere, la farebbero costare anche 3-4 volte tanto e magari si comprerebbe perché è di quel marchio famoso. Dovete informarvi, dovete avere la sicurezza su quello che spendete i vostri soldini e sapere la funzionalità, se è adatta a voi, al vostro tipo di pelle. Per il resto, davvero, ci vuol poco, non ci vogliono 3 miliardi di prodotti, ci vuol poco e la pelle è un organo vivente, dà subito la risposta. Non esiste, anche quella frase lì che a volte vedo, ah vabbè, ma non mi ha funzionato il prodotto, però comunque è un cosmetico, cosa vuoi che sia? No, un cosmetico ha una sua funzione. Chi dice, vabbè, ma è un cosmetico, non ti aspettare chissà cosa, si gioca un po' il fatto che ti ha mollato un prodotto che non era adatto a te. Poi magari, non so, di formulazione potrebbe anche essere vuoto. Però io sono felice, grata, contenta, questo è grazie anche a voi, al sostegno delle persone che si fidano di noi, che tornano sempre e che vogliono bene a me e al mio negozio e alla mia attività. Ho già pianto quando ho fatto il post, quindi ora vedo di evitare. Perché è molto emozionante, molto soddisfacente, c'è un grosso impegno, tanto sacrificio e tanto amore per il mio lavoro, che è il lavoro più bello del mondo, ma anche il più difficile del mondo, perché è un lavoro onesto. Con questo ho detto tutto, per qualsiasi informazione mi raccomando scrivetemi, se non riuscite a beccare la linea con le chiamate succede spessissimo perché siamo pieni, scrivetemi, io poi rispondo davvero nel tempo a tutti.